Siamo live. Perfetto, aspettiamo il dottor Paglialuca. Allora, buon pomeriggio a tutti, benvenuti al nostro incontro pomeridiano sulla pagina, in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Fiumicino. Io sono Davide Emanuele Iannace, sarò il moderatore, sono rappresentante della GFE Lazio, siamo un'associazione giovanile, transnazionale, federalista europeista, e partecipiamo molto spesso a bandi come quello in collaborazione col Comune di Fiumicino, che verrà esposto nel corso di questo incontro. Io partirei direttamente con lasciare la parola al sindaco di Fiumicino, l'onorevole Montino. E, signor sindaco, iniziamo con la domanda più importante, direi. Perché ha ritenuto per l'amministrazione importante partecipare a un bando come questo? Io direi in linea generale di assestarci intorno ai 10-15 minuti per intervento, per lasciare poi spazio a eventuali domande e note conclusive. Sindaco, a lei la parola. Signor Sindaco, il microfono non si è attivato. No, stavo dicendo, grazie intanto per essere qui, partecipare, avere questa interlocuzione anche molto concreta, più che perché stiamo parlando di un bando e quindi questo presuppone il fatto di già aver fatto un certo lavoro e soprattutto di impostare un lavoro prossimo che sarà molto importante. Anzi, doppiamente importante, tenuto conto che stiamo coinvolgendo in collaborazione con il nostro polo scolastico, uno dei poli scolastici importanti dell'area metropolitana romana, che è Leonardo da Vinci, e che sicuramente il collegamento, il rapporto, l'interlocuzione che possiamo avere anche con tantissimi giovani e tantissime giovani, noi possiamo veramente arricchire questo nostro dibattito, questa nostra grande sensibilità. Ora, lo scopo è sicuramente quello di ampliare il più possibile diciamo, la consapevolezza. Ricordando, partendo dalla memoria naturalmente, dalla memoria del passato, di quello che è stata l'Europa, non parliamo di secoli fa, ma stiamo parlando veramente di diverse decine di anni fa, di quello che è stato e i passi in avanti che noi abbiamo potuto fare come civiltà in assoluto, dopo che finalmente gli europei hanno cominciato a lavorare con un pensiero condiviso tra di loro. Non dico totalmente, ma nelle fondamenta, diciamo, nei principi fondamentali, un lavoro che abbiamo potuto condividere prima con alcuni paesi europei e poi man mano, diciamo, arrivare alla totalità del contesto in cui oggi siamo noi, ci siamo, e che in realtà ha fatto fare Non vado in questo. consiglio perché domani mattina non riesco a fare il tappeto di troppo presto. Michela, devi chiudere. Grazie. Perché Michela quando entra in campo si sente sempre, naturalmente. Allora, stavo dicendo che questa nostra Europa che ha avuto momenti tragici, che però, soprattutto negli ultimi anni, decenni, ha fatto una svolta, ha determinato una svolta proprio in questo nostro mondo, diciamo, in cui viviamo. Ora, non c'è dubbio che anche
la consapevolezza dei nostri giovani, dei nostri ragazzi, che noi siamo parte integrante dell'Europa. Noi siamo europei, siamo italiani, ma siamo europei, e quindi è il nostro paese, è la nostra città, è il nostro contesto, è persino le nostre località, diciamo, anche gli stessi stati che compongono l'Europa sono nostri. E dobbiamo vedere veramente come un fatto che è dei luoghi che sono luoghi comuni, luoghi che naturalmente sono anche dei nostri concittadini. Ora, su questo c'è stata una grande consapevolezza che è andata avanti, però non ce la nascondiamo, ci sono anche stati momenti anche di durezza nel dibattito politico, nelle discussioni che noi abbiamo fatto, soprattutto su alcuni grandi temi. Grandi temi, penso per esempio all'uguaglianza, ma penso anche a quella dei diritti, penso all'immigrazione per esempio, ma penso anche al dibattito politico che si è avuto per tantissimi anni sulle questioni economiche, una visione completamente diversa tra noi e una parte dei tedeschi, tra noi e una parte degli olandesi e così via, cioè questa linea di rigore, rigorista che noi abbiamo avuto nel corso anche di qualche mese fa, prima della svolta, prima di un anno fa, 2 anni fa, 3 anni fa, che ha messo anche in difficoltà interi stati. La Grecia è stata, diciamo, la prima che ha pagato questo rigorismo che si è avuto nel corso di qualche anno fa, diciamo, nella politica economica. O penso lo scontro durissimo con alcuni stati, diciamo, dell'Europa, l'Ungheria, le posizioni della Polonia, le posizioni naturalmente di alcuni stati, di alcuni governi di questi stati che soprattutto sul campo, sul fronte dell'immigrazione, hanno fatto sentire la loro voce in un modo sicuramente non condivisibile, anzi condannabile secondo il mio punto di vista. Purtroppo queste posizioni le abbiamo avute anche a livello nostrano, del nostro paese, le abbiamo avute senza ricordarlo, non voglio fare un elenco di persone, per carità, però insomma ci ricordiamo anche un po' quello che c'è stato, quello che è stato il dibattito nel corso dell'anno scorso, 2 anni fa, anche qui in Italia, attorno a uno dei temi decisivi, fondamentali, che è quella di uno Stato europeo, di Stati europei, di un'Europa sempre più accogliente o sempre più chiusa a secondo dei punti di vista. Ora, temi che sono ancora all'ordine del giorno, magari in questa fase più sfumati, in questa fase sicuramente molto più legati invece a un'attenzione molto forte sul piano economico, sul piano sociale, visto i provvedimenti e le decisioni, diciamo, europee su questo fronte. Penso ad esempio a tutto il provvedimento e il piano del Recovery Fund, è un piano che diciamo per la seconda volta dopo la seconda guerra mondiale, col piano Marshall è stato fatto, diciamo, un intervento massiccio nei confronti degli stati che avevano partecipato alla guerra, al conflitto bellico. Oggi siamo di fronte, diciamo, a un conflitto completamente diverso, che però naturalmente ci ha messo in ginocchio pezzi dell'economia, ma anche la tenuta sociale di molti cittadini, di molte famiglie, di moltissime imprese. E la scelta intelligente che ha fatto l'Europa, soprattutto in quest'ultimo anno, è stata quella di un'inversione netta della tendenza. Chi predicava che l'Europa è sorda, che l'Europa in realtà non era sensibile e guardava soltanto agli interessi degli stati nazionali, soprattutto quelli più forti, in realtà questo ha avuto la più clamorosa, diciamo negazione della,
di quello che invece in realtà è successo. Perché quello che è successo è esattamente il contrario. Da quando si è aperta la fase della pandemia, quando si è aperta diciamo questa purtroppo tragica situazione che ancora stiamo vivendo, ma che sta vivendo il mondo, non è solo un problema europeo, è un problema di carattere internazionale, l'Europa ha cambiato completamente posizione, ha avuto questa intelligenza, questa capacità, questo valore di prendere, fare tesoro, diciamo, della fase nella quale siamo entrati e naturalmente pensare a qualche cosa di diverso. Che chiama in causa le responsabilità nazionali, che chiama in causa sicuramente la capacità di ognuno di noi di fare un pezzo di strada, di ognuno di noi di fare ovviamente portare avanti il compito che gli viene affidato, dentro però un contesto di principi, intanto di prerogative che sono per noi la base della, diciamo, della tenuta della stessa Europa. Ora, è chiaro che il Recovery Fund e i progetti, i programmi che ci sono non hanno solo una visione di carattere economico, non sono finalizzati, secondo me, esclusivamente a dare una mano a un'economia che sta in difficoltà. A una ripresa anche di carattere produttivo. No, non è così, perché basta leggersi, diciamo, i principi fondamentali del provvedimento. In realtà ci sono delle azioni e dei punti programmatici decisivi, importanti che chiamano in causa anche il modo di essere, l'innovazione, il futuro dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, l'ambiente, la difesa degli ecosistemi, di un nuovo sistema produttivo che cambi completamente aria rispetto alla situazione precedente. Quindi un lavoro, direi, instancabile nei prossimi anni, che vedrà tutti quanti noi, ma soprattutto le giovani generazioni, diciamo, proiettate su un fronte completamente nuovo e che guarda al futuro. Questa è la bellezza dell'Europa. La bellezza dell'Europa non è solo quello di ricordare, dobbiamo ricordare, non è solo quello di pensare alla nostra storia più o meno recente, che dobbiamo pensarla, anche per non commettere errori tragici come abbiamo commesso nella prima metà del Novecento. No, questo lo dobbiamo superare e lo dobbiamo ricordare. La memoria è un fatto fondamentale, è un fatto decisivo. E quando parlo, diciamo, di memoria, parlo anche alla preside del Da Vinci, una scuola che in termini di memoria, in termini di ricordi, in termini di azioni anche molto concrete sulla memoria e sulla storia, diciamo, anche del Novecento, diciamo, è stata e continua ad essere il fiore all'occhiello di tutti noi, diciamo, di un contesto anche molto più largo di quello del comune di Fiumicino. Noi non dobbiamo mai diciamo, mettere da una parte, omettere da dove veniamo, da quello che è successo, da quello che abbiamo fatto, anche dalle situazioni drammatiche che un po', lo voglio ringraziare, è quello che ci ricordava anche Smeriglio con il suo messaggio, che voglio anche con grande affetto e con grande stima ricordarlo. Però è chiaro che l'Europa non è tale se non ha un pensiero più lungo, un pensiero che regge sulle cose del passato, che se le ricorda, che però francamente lavora anche per il futuro. E lavora per il futuro senza omettere, senza non ricordare i principi fondamentali che ci legano, che ci tengono insieme, che sono appunto i principi universali della democrazia, della libertà, di paesi che sono paesi di alta civiltà, che crea le condizioni per garantire tutti i diritti,
i diritti anche delle minoranze, i diritti di persone che naturalmente non la pensano come noi, che credono anche in un modo diverso, che ovviamente di genere diverso e così via. Cioè i grandi diritti sono i diritti fondamentali. Purtroppo in Italia, diciamo, su questo fronte ancora diciamo un po' fatichiamo ad andare avanti, mentre altri paesi hanno fatto passi di gigante, anche noi siamo andati avanti, però ancora sicuramente dobbiamo fare un lungo percorso. E poi ovviamente dobbiamo parlare del futuro, il nuovo modo di produrre, le nuove generazioni che sono in campo, le grandi intelligenze giovanili che se ne vanno, che invece noi dobbiamo trattenere, che devono stare in Europa, devono stare in Italia per contribuire, diciamo, a una nuova visione, a un nuovo paese, a un nuovo Stato. Quindi questo mi sembra il punto fondamentale. Certo, rimane tutto il tema, diciamo, dell'assetto più generale dell'Europa, non più un insieme di stati federati, ma invece veramente uno Stato federale che soprattutto in alcune materie, in alcune grandi, diciamo, punti di governo, la decisione non può che essere una decisione univoca di tutti noi messi insieme, e non stato per stato, che magari solo in seconda battuta viene condiviso anche dagli altri. No, un qualche cosa, diciamo, che ci fa fare un passo avanti negli stati europei che governano tutti quanti insieme alcune grandi prerogative, che penso che anche questo sia, diciamo, un po' il contenuto del grande messaggio di Spinelli di Ventotene, che non pensava soltanto a un agglomerato di stati che di volta in volta si incontra e decide, ma diciamo un unico soggetto che va nella stessa direzione e che porta avanti gli stessi principi e gli stessi grandi obiettivi. La risposta è stata una risposta molto articolata e molto lunga, diciamo, in sintesi, per rispondere alla domanda che mi è stata fatta, è un po' questo, Davide, il pensiero che ci ha mosso per aderire a un progetto come questo, e questo sicuramente saranno i principi fondamentali che ci muoveranno anche per continuare questo nostro lavoro e quindi avvicinare sempre di più l'Europa, soprattutto ai nostri giovani. Grazie. Grazie a lei, signor Sindaco, è stato un ottimo, un bellissimo intervento. Allora passerei la parola all'onorevole Califano, che ci sono degli impegni in commissione che l'attendono. E lascerei direttamente subito la parola all'onorevole, a lei. Grazie, buonasera, saluto tutti, ciao sindaco, grazie dell'invito. Mi dispiace di non poter partecipare come sarebbe stato opportuno a questa vostra iniziativa, ma sono collegata con una commissione e siamo in votazione, quindi sentite anche l'audio sotto, perché se chiamo una votazione devo votare. Io sono felice per due motivi di questa iniziativa di oggi. Una, perché sposa in pieno, diciamo, quelle che sono le linee che si è data con una legge del 2015, la Regione Lazio, che era quella di rendere e sostenere la promozione della conoscenza delle politiche europee. Quindi la Regione Lazio ogni anno cerca di bandire attraverso appunto questa legge dei progetti come quello che ha visto vincitrice una... come quella che ha visto vincitrice, insomma, una startup che nasce a Fiumicino, e quindi questo è il mio secondo motivo di orgoglio
perché Fiumicino, voi sapete, è la mia città. Io ho ascoltato l'intervento del sindaco e non posso che sposarlo in pieno. E quello che diceva Esterino, noi dalle parole l'abbiamo toccato con i fatti, devo dire purtroppo, perché è stato toccato con i fatti nel momento in cui è scoppiata una pandemia. È scoppiata una pandemia che ci ha messo di fronte alla consapevolezza di quello che può essere, che è, che deve essere il ruolo dell'Europa. E quanto ci ha reso più forti rispetto a quello che sta succedendo il fatto che noi abbiamo questa organizzazione che nel tempo matura sempre di più e sui stati membri riesce ad avere un'organizzazione che tiene in equilibrio quelli che sono gli statuti e le carte costituzionali dei stati membri, senza perdere di vista però la necessità dell'unione di questi stati per poter, scusate, chiedo umilmente scusa. Battisti, Califano. Favorevole Presidente. Insomma, per tenere in equilibrio la consistenza degli stati che ne fanno parte, le loro necessità, senza snaturare le caratteristiche degli stati che ne fanno parte. Io penso, e lo diceva Esterino, che la forza dell'Europa noi l'abbiamo non soltanto negli aiuti che ci sono stati dati nel primo step della pandemia, anche adesso nella gestione di quello che è ad esempio la somministrazione di quello che noi in questo momento è l'oro per noi, il vaccino, questo è molto importante, ma soprattutto come poter ripartire dopo. Il recovery plan con la New Generation, ad esempio parliamo del Lazio, è l'opportunità per rimettere in campo alcune linee che sposano in pieno quello che noi stiamo vivendo oggi, e cioè io la chiamo l'era del 4.0, e mette il Lazio in una programmazione che la vede come con un modello nuovo di sviluppo che sposi in pieno tutte quelle che sono le linee programmatiche che l'Europa ci dava da tempo, e pensa ad esempio allo sviluppo innovativo e ecosostenibile. La modernizzazione del paese, la transizione ecologica, l'inclusione sociale e territoriale, e noi abbiamo voluto fortemente inserire la parità di generi, sono i 41 progetti divisi in queste categorie che la Regione Lazio ha presentato al governo e sui quali ci sono stati assegnati 17 miliardi di euro. Ecco, questo ci permetterà, attraverso già delle leggi che la Regione aveva, penso a quello del 2015, che Serino conoscerà molto bene, e penso ad altre linee programmatiche che avevamo come Regione sulla formazione, l'inclusione, i fondi, io penso ad esempio ai fondi che noi abbiamo, che gestiamo tutti gli anni del FESR, del POSR, i fondi con cui i nostri borghi riescono a mantenersi vivi. L'Italia è il paese dei borghi, potrei andare avanti ancora di più, però ecco, questo è toccare con mano, non solo per noi che facciamo gli amministratori, ma trasferirlo anche attraverso questi corsi, attraverso i territori, ai cittadini, non so se mi hanno chiamato, che cos'è veramente l'Europa, e sfatare una volta per tutte Europa sì, Europa no, Europa cattiva, che in qualche modo soffoca gli stati membri perché non lascia loro la loro come si dice, la loro caratteristica di provenienza, no? Io sono orgogliosa di sentirmi cittadina europea, perché mi sento più forte sul mio territorio, perché i nostri ragazzi hanno più possibilità
e lo stiamo riscontrando, è veramente chiuso con quello che invece sta vivendo parallelamente a noi anche in questo momento di pandemia, e per rimettersi in marcia e per il futuro dei loro ragazzi, ad esempio, la Gran Bretagna, che ha deciso un momento prima che scoppiasse la pandemia di uscire dagli stati membri, e è in forte difficoltà, e questo mette sotto gli occhi di tutti che cosa significa avere oggi questa organizzazione importante che è al fianco di tutti i cittadini, di tutti i cittadini che attraverso i loro strati si sentono e sono cittadini e membri europei. Io chiedo umilmente scusa perché sono imbarazzata, mi dovete credere, imbarazzatissima, perché insomma non è il modo questo per partecipare, ma ci tenevo per i motivi che ho espresso prima, perché è la mia città e perché non potevo mancare ad essere testimonianza di quello che nel suo piccolo anche la Regione Lazio, per la formazione e la consapevolezza di che cos'è l'Unione Europea e che cosa significa starci dentro, sta facendo negli anni anche attraverso delle iniziative e dei progetti come questo. Grazie a lei, onorevole, per la sua presenza. Speriamo che questi bandi riescano ad andare avanti nel tempo, grazie alla Regione Lazio. Mi dicono dalla cabina di regia che adesso abbiamo... Saluto tutti. Arrivederci, onorevole. Mi dicono dalla cabina di regia che adesso avremo l'intervento dell'onorevole Smerio, che non è potuto essere qui, ma ha mandato un video che adesso verrà condiviso. Buongiorno a tutte e tutti, vi ringrazio per l'invito. Un progetto della Regione Lazio, una realtà a cui sono molto legato. Saluto la consigliera Michela Califano, che è presente, così mi hanno detto. Saluto il sindaco di Fiumicino, il mio amico Esterino Montino. Mi sembra una straordinaria iniziativa a contatto con le scuole e con la gioventù federalista. Mi sembra importante cominciare a mettere a fuoco che per i prossimi 2 anni sarà decisivo il rapporto sulla conferenza sul futuro dell'Unione, domani alle 13 qui al Parlamento. Non sono lì perché appunto non sono presente in diretta perché c'è la plenaria in corso. Domani alle 13 il Presidente del Parlamento Sassoli, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il Presidente del Consiglio d'Europa, dei governi d'Europa, il Premier portoghese Costa, firmeranno l'avvio, lo start della conferenza. La conferenza sul futuro dell'Europa ha degli elementi molto importanti che riguardano la partecipazione dei cittadini, l'apertura delle istituzioni europee ai cittadini, soprattutto in una fase come quella che stiamo vivendo, una fase che è partita dalla Brexit, quindi un colpo all'unità europea e alla forza dell'Europa. La pandemia, altro colpo sociale, sanitario, economico all'Europa, e poi la risposta dell'Europa con il recovery plan, con gli investimenti, con la costruzione di politiche di sviluppo comuni e un cantiere aperto anche e soprattutto in Italia con le risorse del recovery. Dovremmo ripensare il nostro modello di sviluppo, e questo va fatto con la partecipazione della società civile, dei più giovani. Il progetto è un progetto relativo appunto ai più giovani, ai ragazzi e alle ragazze che si affacciano alla dimensione europea, globale, per vincere anche spesso anche delle dimensioni provinciali, e l'incontro, lo scambio, la dimensione interculturale tra persone di diversi paesi, identità culturali nell'ambito dell'Unione Europea, ma anche fuori dall'Unione Europea, è fondamentale per capire come funziona il mondo, per sviluppare anticorpi a dimensioni tossiche come quella del razzismo, della xenofobia, della paura e dell'odio verso l'altro. E quindi l'Europa serve a costruire un grande contenitore culturale in cui le nuove generazioni potranno camminare con più forza e con più sicurezza. In questo senso ci tengo anche a sottolineare due, diciamo, progetti specifici per i più giovani
come Erasmus Plus, che si occuperà appunto ancora una volta della mobilità europea, ma non solo, ed è stato finanziato in maniera massiccia da Bruxelles, oltre 26 miliardi, che vi riguardano, e cioè prendete contatti con le istituzioni, con gli sportelli, e cercate di capire per i prossimi anni come utilizzare al meglio Erasmus per muovervi e studiare e fare esperienza in Europa. Il secondo, di cui mi occupo più direttamente, Europa Creativa, un progetto che ha a che fare con le produzioni culturali, mediatiche, cinematografiche, editoriali, teatrali, musicali, e quindi tutto quello che ha a che fare con la creatività e che quindi riguarda anche la realtà giovanile. Ecco, non solo, diciamo, un approccio culturale, ma anche progetti specifici che possono aiutare i ragazzi a muoversi meglio nella dimensione europea, a crescere, a potenziarsi, a studiare e a incontrare coetanei di tanti altri paesi. Vi auguro buon lavoro e spero di vedervi presto. Arrivederci e buon lavoro. Ringraziamo anche a distanza l'onorevole Di Meriglio, e il nostro prossimo intervento è la dottoressa Gargiulo, direttrice dell'Istituto Leonardo da Vinci. E abbiamo parlato di i comuni, abbiamo visto la regione, abbiamo visto l'impatto del Covid, che ha avuto anche un grande impatto sicuramente sulle scuole, sul territorio. E le scuole rimangono certamente il nodo formativo essenziale del nostro tessuto sociale. E quindi la mia domanda è, qual è, in particolare, cosa fanno già ad oggi le scuole nel formare anche la comprensione dei ragazzi e delle ragazze italiane verso il mondo istituzionale e valoriale europeo? E qual è il ruolo delle scuole, in particolare anche in relazione a bandi come questi della Regione Lazio? Grazie, direttrice. Allora, grazie della parola. Sì, allora io sono onorata di poter partecipare, insomma, a questo incontro e sostanzialmente a questo bando, perché crediamo moltissimo nella collaborazione, nell'interazione con le istituzioni crediamo molto nel supporto delle istituzioni a livello anche trasversale, quindi al di là ovviamente dell'indirizzo politico, è importante che i singoli alunni dell'istituzione scolastica, le singole famiglie possano percepire a livello capillare l'appoggio e il sostegno delle istituzioni politiche del territorio. Abbiamo voluto fortemente prendere parte e partecipare a questo progetto perché, come ha espresso perfettamente anche l'onorevole Montino nel suo intervento, la scuola che ho l'onore di dirigere da quest'anno in realtà ha una lunga tradizione invece di impegno civico, perché il Leonardo da Vinci ha nell'area esterna un giardino dei giusti dove appunto sono negli anni stati piantumati degli ulivi riconosciuti dalla Fondazione Garibo, che con Israele ha come dire accolto le proposte delle insomma delle dediche di ognuno dei nostri ulivi ad uno dei giusti, no? E ricordo che anche oggi il mio istituto ha preso parte ad un evento in memoria dei giusti di ieri e di oggi, presentato e insomma avviato dalla mia collega uscente, la presidente Uscioni, che ha diretto l'istituto fino al 31 agosto sostanzialmente. Quindi noi ci inseriamo in una tradizione lunga e importante di impegno, e mai come quest'anno, quando l'educazione civica è diventata una nuova disciplina scolastica secondo le direttive ministeriali, no? Che ha preparato tutti gli istituti a partire dal maggio-giugno dell'anno scorso per il debutto di quest'anno,
Per il Leonardo da Vinci si è trattato semplicemente di un dare veste formale ad un impegno invece sostanziale che da anni rappresenta la marca e lo statuto identitario del nostro istituto. Quindi la partecipazione ad un progetto come questo per noi è stata una diretta conseguenza e l'ho accolto e ho voluto insieme ovviamente ai docenti del mio collegio, abbiamo scelto di partecipare perché sostanzialmente il nostro istituto si articola su più indirizzi. Noi abbiamo 4 indirizzi liceali e un indirizzo agrario e allora mai come il nostro, cioè credo che nessun altro istituto appunto come il nostro possa incarnare la fusione delle diverse anime, cioè quei principi che stanno ispirando questa nuova Europa, questa Europa che, come hanno rimarcato, no, gli interventi dei politici che mi hanno preceduta, si sta mostrando al fianco e a sostegno delle singole nazioni adesso in questa fase grave e in questo momento di emergenza planetaria, no? E quindi ci sta sostenendo, mai come in questo momento i principi ispiratori che sono la formazione di coscienze civiche per la volte alla sostenibilità, alla strutturazione, alla maturazione di un senso di responsabilità nei confronti anche delle generazioni future, di rispetto nell'utilizzo anche delle risorse, di quello che potranno essere i bisogni di chi ci succederà, può trovare come dire, un riconoscimento nelle diverse anime del mio istituto, perché appunto l'agrario potrà declinare questi valori e questi principi secondo alcuni aspetti più pratici, così come invece i licei potranno accompagnare i nostri ragazzi nella costituzione di un senso civico, di un senso critico, voglio dire, che con le materie, con le discipline di filosofia, no, della storia, per cui ovviamente potranno poi essere cittadini consapevoli dell'Europa del futuro e perché no potranno anche scegliere la via dell'impegno politico, no? Potranno anche scegliere la via della responsabilità, della qualora avvertiranno e sentiranno la vocazione e la chiamata all'impegno politico, perché nella forma più alta ovviamente dell'esercizio del potere ovviamente è al servizio sempre di sua maestà il cittadino, per cui se un'istituzione scolastica riesce a fondere, no, questi interessi e riesce a trasmettere ai ragazzi non semplicemente un contenuto didattico teorico, ma riesce a, perché no, anche attraverso dei progetti, delle progettualità, dei concorsi, a sostanziare questi contenuti di esperienze e di stimoli, credo che allora un'istituzione di formazione, di educazione come il Leonardo da Vinci possa credere di aver adempiuto davvero al proprio ruolo di, no, di impegno sociale. Abbiamo voluto con la Commissione di Educazione alla Pace, alla Legalità e alla Memoria e con tutto il Collegio Docenti, abbiamo voluto condividere questa esperienza, di questa progettualità, perché veramente crediamo di rispondiamo ad una vocazione. Ci sentiamo chiamati, no, alla responsabilità di educare i futuri cittadini del domani e
ha dei valori che sono quelli che questa nuova disciplina di educazione civica, che tra l'altro è una disciplina che nasce per statuto interdisciplinare, vede la convergenza di progetti tra diversi colleghi che devono necessariamente dare prova di resilienza e di adattamento, di confronto, anche per mettere a fuoco e per concretizzare le loro progettazioni. Ecco che noi abbiamo voluto dare una risposta a questa chiamata all'inserimento e all'insegnamento di questa nuova disciplina in maniera sostanziale, cioè dando corpo e dando sostanza ad un contenuto che non può essere solo teorico, ma deve basarsi sulla fusione del passato, di una consapevolezza del passato, l'Europa da dove nasce, perché nasce, per educare dei consapevoli e critici cittadini europei del domani. Grazie mille, dottoressa Gargiulo. E giovani, per i giovani, quindi l'Europa vuol dire spesso crescere come persone, studenti, lavoratori. E qui allora arriva la mia domanda invece per il vice sindaco Pagliuca sul bando, che è l'oggetto di questo evento. I comuni sono l'ente locale per eccellenza, quella nomina diretta, e possiamo dire, quindi possiamo chiedere come possono quindi coadiuvare i comuni questa voglia di crescere dei giovani, investendo su di loro per portare poi nel locale i risultati voluti, e quindi come si articola anche questo progetto a cui state partecipando. Mi unisco ai saluti anche soprattutto a chi è intervenuto prima, e ringrazio per la domanda che ci permette un po' di spiegare quello che è stato l'oggetto del nostro progetto, che è arrivato anche tra i primi, e quindi questo anche per dare atto a chi ha lavorato a quella che è una progettualità a cui abbiamo tenuto molto. Noi abbiamo deciso di partecipare a questo progetto coinvolgendo uno dei due istituti superiori che noi abbiamo sul nostro territorio, cioè la preside mi ha preceduto e ha un po' detto tutto il lavoro che noi, che loro come istituzione scolastica, ma che insieme cerchiamo di fare ormai da tanti e tanti anni. Il progetto, per non perderci e non dilungarci, consisterà appunto in degli incontri di formazione con i ragazzi delle quarte e delle quinte del liceo Leonardo da Vinci, un numero selezionato per questioni anche organizzative, quindi con degli incontri e delle lezioni, ovviamente in questa fase, in questo periodo, avverranno online. E questo noi, io ci tengo a dirlo, noi abbiamo voluto, seppur con tutte le difficoltà del caso, mantenere anche la tipologia di questa iniziativa così come l'avevamo pensata, senza modificarla troppo rispetto a come i tempi che viviamo ci avrebbero obbligato, quindi mantenere con una parte di 3 lezioni con i ragazzi, 3 invece incontri, dibattiti sempre con i ragazzi su quelli che sono i filoni del Next Generation, e quindi lo dicevano nei vari interventi, però noi focalizzeremo principalmente appunto su Europa Verde, Europa dei diritti, Europa sociale, quindi su questi 3 filoni, anche cercando, a seguito delle lezioni che verranno fatte, anche poi di riportare anche un po' di spirito critico in questi invece dibattiti, e poi alla fine l'elaborazione di questi dibattiti che ci sono stati è un po' la sintesi, che però poi verranno presentati in un evento finale che chiaramente vedrà coinvolti tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo progetto in un'annata così particolare. Noi, e così cerco di sintetizzare un po' lo spirito, abbiamo una necessità di avere dei ragazzi più consapevoli di quelle che sono le opportunità positive, perché forse quelli di qualche generazione fa, mi ci metto anche io, quelli quindi degli anni 90, non hanno purtroppo vissuto o sentito, e purtroppo non hanno avuto modo di vivere tutto il positivo di percepire tutto il positivo che l'Europa, il potenziale positivo che l'Europa ha in sé. E anzi, hanno sentito e hanno vissuto un periodo storico in cui c'è stata forse
il momento di critica più serrata, quella che l'Europa, che noi lo dico, chiamiamo Europa qualcosa che Europa com'è, sbagliamo nel dire che noi purtroppo viviamo un'istituzione europea che ci viene rappresentata come un insieme di qualcosa di negativo senza poi conoscere effettivamente come funziona e del perché di tante negatività che l'Europa racchiude o dimostra. E invece l'idea di fare un percorso in questo senso, di spiegazione, di racconto anche di quello che è, di quali sono le potenzialità, ma soprattutto i limiti e del perché ci sono questi limiti, perché spesso e volentieri i limiti ci sono perché sono gli stessi stati che compongono l'Europa che li hanno posti. Invece quindi lanciare in questo senso e dare uno stimolo positivo ai ragazzi, i ragazzi che sicuramente si approcceranno a questo argomento con una consapevolezza diversa e che lo potranno anche riportare, e questo è, penso sia il potenziale maggiore, non solo perché loro sono cittadini di oggi e quindi nel loro quotidiano lo potranno riportare, ma anche e soprattutto alle famiglie che casomai non hanno avuto quegli strumenti che gli hanno permesso di affrontare con nitidezza, chiarezza e serenità quello che è un argomento che è facile declinare in senso negativo. E quindi lasciare in questo modo anche la possibilità a questi ragazzi di farsi poi promotori e portavoci in prospettiva di quelli che sono poi gli elementi positivi che l'istituzione Europa dovrà avere sempre più pesantemente e che potrà rappresentare ancor di più, non solo perché questo investimento in termini materiali con Next Generation che l'Europa ha deciso di fare sarà sicuramente un qualcosa che, se riusciremo a canalizzarlo bene come paese Italia, darà dei frutti positivi e darà anche, genererà anche un'opinione più positiva rispetto a quella che si è generata negli ultimi anni, ma secondo me dovrà essere utile anche per sviluppare un'evoluzione delle istituzioni europee in termini migliorativi rispetto a quelle che abbiamo oggi. Lo diceva il sindaco nel suo intervento e credo che sia condivisibile con sfumature chiaramente più o meno marcate, ma da parte di tutti quanti. Quindi io credo che questo sia lo spirito che noi abbiamo voluto cogliere con questo progetto. Io credo che noi, e qui la chiudo, dovremmo avere la capacità, lo dico come istituzioni locali, noi abbiamo un grande limite che è quello degli investimenti e della realizzazione della partecipazione a bandi europei, e questo è un limite delle istituzioni locali perché le istituzioni locali mancano di questo tipo di professionalità in maniera importante, e quindi anche nell'ottica di dare delle prospettive a dei giovani che si vogliono diciamo approcciare con questi argomenti e con questi anche nuovi canali di finanziamento che poi tendenzialmente saranno quelli del futuro oltre che quelli del presente sicuramente, noi dobbiamo avere la capacità di formare, di dare spazio all'interno delle istituzioni locali a delle professionalità che possano rispondere a queste esigenze. Noi come Comune di Fiumicino lo stiamo cercando di fare, lo faremo sempre più nei prossimi anni, anche grazie alla collaborazione con altri enti pubblici che hanno già un'esperienza marcata in questo senso, penso al Comune di Modena, perché vogliamo veramente professionalizzare e dare una prospettiva a chi deciderà di occuparsi di questo sul nostro territorio ma anche fuori, ma soprattutto avere la possibilità di intercettare noi come ente locale quelli che sono dei canali di finanziamento che portano sì una maggiore difficoltà, perché sono più difficili oggettivamente, la partecipazione chiaramente è meno semplice, ma comportano e determinano anche un miglioramento della qualità e professionale interna, ma anche nell'elaborazione delle progettualità. Quindi questo io credo che sia importante e speriamo che questo sia lo stimolo finale, casomai anche quello immateriale che non vedremo subito, ma il prodotto finale di questo percorso che abbiamo deciso di fare con questo progetto Europa Futuro e che vede oggi il suo avvio. Grazie Vice Sindaco. E direi di passare qui al nostro ultimo ospite, il dottor Antonio Argenziano, segretario nazionale della GF Italia, che è partner di questo bando. La GFE vuol dire praticamente giovani che parlano ad altri giovani. In questo senso, cosa vuol dire portare la GFE nelle scuole e come si realizza questa pratica che è formativa e informativa per i giovani?
Grazie mille Davide e soprattutto permettetemi un ringraziamento speciale per il Comune di Fiumicino e per tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di questo progetto. Una menzione speciale va fatta a Samantha Corvaro, che davvero è stata un po' anche l'anima dietro le quinte di tutto quanto questo lavoro. Come Gioventù Federalista Europea siamo veramente entusiasti di partecipare, entusiasti di lavorare a contatto con le amministrazioni locali. È importante per vari motivi, è importante per portare l'Europa là dove è fondamentale. Il messaggio dell'Europa è fondamentale, non è tanto fondamentale come qualcosa di lontano, ma è fondamentale sul territorio, come costruzione di rapporti tra comunità, come costruzione di comunità in assoluto. E proprio il Consiglio Autorità in collaborazione con il Consiglio Autorità Locali, qualche anno fa la GFE lanciò questa idea, no? Di organizzare delle iniziative mettendo in correlazione il Consiglio regionale, in generale la Regione Lazio, le amministrazioni comunali e le scuole. Ne nacque un progetto che coinvolse 7 diversi comuni del Lazio e da quel progetto pilota poi è nato questo bando che ormai è diventato una piccola tradizione, viene messo in campo dal Consiglio regionale e siamo felici insomma di continuare a partecipare, questa volta appunto con il Comune di Fiumicino. È importante farlo e ringrazio sentitamente tutti quanti coloro che sono intervenuti in precedenza, perché credo abbiate toccato tutti quanti i punti più importanti, e più importanti non solo per me come giovane federalista, ma soprattutto importanti per noi giovani e per la nostra e le future generazioni. Siamo in un periodo terribile, no? La pandemia ci ha scossi e colpiti molto, e ha scosso e colpito molto soprattutto la fascia adolescenziale, perché sono loro quelli che probabilmente hanno sofferto di più in un certo senso in questo momento di formazione, la difficoltà, no? Di ritrovarsi anche a scuola, perché la scuola è proprio quel luogo in cui si viene formati, però non soltanto dal punto di vista nozionistico, ma soprattutto dal punto di vista valoriale, dal punto di vista sociale, e questo chiaramente è una grande mancanza da cui dobbiamo riprenderci, e speriamo davvero che questo progetto possa in un certo modo contribuire, anche se sappiamo che chiaramente la grande soluzione sarà uscire finalmente dalle nostre abitazioni e ritornare a una vita pressoché normale, ma chiaramente non è questo di quello di cui dobbiamo discutere oggi. Oggi siamo qui a parlare di quanto siano in correlazione, quanto siano collegati il concetto di Europa e il concetto di futuro. Europa infatti non è la storia del passato, l'ho detto molto molto bene il sindaco, che veramente ringrazio anche per le parole che ha speso. L'Europa è soprattutto la speranza nel futuro. In un momento del genere, in cui abbiamo visto da tanti anni una crisi, noi più che essere la generazione Erasmus siamo la generazione della crisi, l'abbiamo vissuta tutta sostanzialmente, dalle crisi economiche alle varie, dalla Brexit, crisi migratoria e così via, crisi ambientale, siamo arrivati alla pandemia, ma Europa oggi rappresenta quella speranza. Deve essere quel modo di guardare al futuro immaginando che il futuro sarà migliore. E in questo senso anche proprio nel Lazio abbiamo una specificità particolare, perché nella regione Lazio c'è l'isola di Ventotene, che è il simbolo di questa Europa a venire, di questa speranza per il futuro. Perché quando parliamo del processo di integrazione europea, quando parliamo dell'Unione Europea, non dobbiamo soltanto ricordarci, no, di una storia di istituzioni, ma soprattutto di una storia di persone che hanno scelto di mettersi insieme per far vincere quegli ideali di libertà, di democrazia che ci stanno tanto a cuore, di pace che ci stanno tanto a cuore. E allora l'obiettivo di questo progetto deve essere quello di trasmettere questa cosa anche ai giovani, alle nuovissime generazioni, ai liceali in questo caso, trasmettere l'importanza di questi valori e trasmettere quanto sia fondamentale che questi siano i valori su cui costruire il nostro futuro. Ed è importante farlo in comunicazione con le amministrazioni locali, in questo caso appunto con il Comune di Fiumicino, anche in un, diciamo, guardando a quella che è la contingenza politica. Sono stati già menzionati in precedenza sia il Recovery Plan che la conferenza sul futuro dell'Europa. Sono due grandi occasioni in cui come giovani federalisti siamo pronti a dare una mano, a dare un contributo proprio per riuscire ad avvicinare, a supportare le istituzioni, ad avvicinare i cittadini e a coinvolgerli in questa grande riflessione che deve far vedere, deve insomma, segnare una evoluzione dell'Europa verso appunto un futuro più sostenibile, un futuro democratico, un futuro libero
in cui non siano messi in discussione i diritti civili delle persone. Ieri era la giornata internazionale delle donne. Il fatto che ancora oggi in Europa ci siano i diritti delle donne siano minati, non siano, ci sia ancora tanto da fare da quel punto di vista. È una cosa su cui dobbiamo batterci, su cui dobbiamo sensibilizzare i nostri ragazzi. Il fatto che ai confini dell'Europa ci siano persone che vengono ignorate, che muoiono, che soffrono, questa cosa non possiamo ignorarla. Il fatto che la disoccupazione, soprattutto la disoccupazione giovanile, sia stata una piaga sociale, non soltanto ovviamente in questo anno di pandemia, ma negli ultimi anni, è una cosa che non possiamo ignorare. Ecco allora che queste iniziative devono essere tenute insieme da questo filo, e questo filo deve caratterizzare la crescita collettiva di una comunità che guardi avanti, una comunità di destino che si ponga a questi grandi obiettivi e che però lavori concretamente sul territorio. In questo senso, appunto, ci si rifaceva alla concretezza. Stiamo parlando di un'iniziativa molto concreta, fondata appunto, come diceva benissimo il vice sindaco Ezio Di Genesio Paiuca, fondato su una parte di formazione, una parte di discussione critica e una parte di produzione, perché bisogna anche fidarsi della creatività dei ragazzi e dargli tutti quanti i modi, gli strumenti per esprimersi a lei. E speriamo tra l'altro che questo progetto di formazione sia l'inizio di una lunga collaborazione innanzitutto tra la GFE e tutti quanti voi. Noi almeno siamo assolutamente a disposizione, lo facciamo da tanti anni, lo abbiamo fatto con tantissime istituzioni ad ogni livello, dal livello locale a livello europeo, proprio anche il rispetto di questo principio di sussidiarietà, per cui l'istituzione Europa non è un'istituzione che sta a Bruxelles, ma soprattutto un'istituzione che sta appunto a contatto col territorio, più vicino possibile al cittadino. Come vedi, ricordava giustamente la direttrice scolastica del Leonardo da Vinci, il cittadino è sovrano, no? La sovranità in democrazia è del cittadino, e quindi bisogna assolutamente che noi tutti cittadini ci aiutiamo a formarci per creare il migliore dei mondi possibili. E con questo, con questa insomma idea in testa, con questa diciamo ambiziosa ma concreta idea in testa, spero davvero che potremo fare delle belle cose, a partire naturalmente da questo progetto di formazione, sperando anche poi di andare oltre, analizzando e cercando di capire come mettere in campo al meglio tutte le opportunità che abbiamo. Lasciatemi finire con diciamo una piccola citazione. Quest'anno ricorrono gli 80 anni dalla prima stesura del manifesto di Ventotene. Abbiamo appunto, ho già parlato, no, di quanto Ventotene sia e possa essere il simbolo di questa Europa del futuro, di questa Europa federale, come diceva giustamente il sindaco, su cui dobbiamo, che dobbiamo costruire tutti quanti insieme. Quindi è bene e particolarmente simbolico che questa iniziativa che è appunto insieme alla GFE, il Comune di Fiumicino, sia proprio lanciata quest'anno, e speriamo che questo possa essere un modo per celebrare non tanto gli anni del passato, ma appunto per mettere le basi per un futuro migliore per tutti quanti noi, a partire naturalmente dalle nuove generazioni. Grazie mille davvero a tutti e ovviamente questo è soltanto l'inizio, speriamo, di un bel percorso da percorrere insieme. Grazie a te, Antonio. E siamo stati perfettamente nei tempi. Io direi, a meno che non ci siano domande da parte delle nostre, dal pubblico, che le possono scrivere su Facebook, però direi, in caso, visto che controllando non ce ne sono, direi di chiudere, di ringraziare tutti quelli che hanno ascoltato, di ringraziare tutti coloro che hanno parlato, il sindaco Montino, il vice sindaco Pagliuca, la preside Gargiulo e ovviamente gli onorevoli Smeriglio e Califano che sono già andati. Grazie Antonio, grazie a tutti e buon pomeriggio e buona continuazione.